100 anni della statua di Gesù Salvatore e 50 anni della parrocchia del Santissimo Salvatore alla Torre. Francesco Gugliuzza e Ludovico Testa spiegano nel servizio di apertura di questa settimana del giornale di Cefalù perché la festa del Salvatorello, il 2 luglio, quest'anno è proprio particolare e con tante novità. Il giornale di Cefalù, Carlo Antonio Biondo, web Cammarata. Cominciano ad arrivare nelle nostre case in ritardo i modelli F24 per il pagamento della Tari dell'anno in corso 2023. L'amministrazione comunale ha disposto la possibilità di pagare entro il 31 luglio. Insomma, ci spiega questa in qualche modo non chiarissima vicenda il vice sindaco Saro Lapunzina in una intervista che abbiamo realizzato. Libri, musica, Fra Aurelio, il ricordo di Valeria Cortina in un servizio del giornale di Cefalù di questa settimana con gli interventi di Fra Salvatore Bacca e del trio della Santa Cecilia. Quanto riguarda il libro, Par Aurelio merita, dicevo all'inizio, e veramente merita, perché anche questa casa, legata anche alla prossimità della parrocchia, in verità sia l'uno che l'altro parlano di Par Aurelio, della sua storia, del suo ministero. E poi ancora un servizio al giornale di Cefalù sulla presentazione in aula consiliare della raccolta di poesie di Peppino Re. Durante gli interventi nel giornale sono di Mario Russo e dello stesso autore. Questi servizi principali, insieme a tante altre notizie, come per esempio il ritorno alla balneazione lungo tutto il lungomare Giardina di Cefalù, infatti è stata disposta con una ordinanza del sindaco Daniele Tumminello la revoca della precedente ordinanza che disponeva il divieto di balneazione. Ecco, questo insieme a tanto altro in internet, profilo Facebook Cammarata del giornale di Cefalù. Allora vi auguro una buona visione del notiziario. Il giornale di Cefalù, Carlo Antonio Biondo, web Cammarata.